Lo scoglio iniziale quando si vuole imparare a suonare uno strumento è sempre capire da dove iniziare per metterci le mani. In questo, lo ricorderò sempre, è essenziale affidarsi alla guida di un insegnante o almeno di un'amica o di un amico esperti, perché l'esperienza personale ha un valore che nessun libro potrà mai dare. Ma se scegliamo magari in un primissimo momento di voler fare da soli, è altrettanto importante avere un valido supporto al proprio studio. Quali quindi tra i tanti, tantissimi volumi disponibili nelle librerie musicali fisiche e online dobbiamo scegliere. Prima di scoprire quali sono i tre libri più uno che dovresti assolutamente avere nella tua libreria se vuoi iniziare con il violino, ricordati di iscriverti al canale, cliccare sulla campanella per ricevere gli aggiornamenti sui prossimi video e se lo vorrai seguirmi su Facebook e Instagram come La Musica con Giulia e iscriverti alla mia musica letter. Trovi tutti i riferimenti nella descrizione. Iniziamo! Prometto innanzitutto che non è assolutamente indispensabile avere tutti i libri che adesso vi illustrerò, anche se io stessa ho studiato su questi libri, ottenendo delle solide basi e utilizzo io stessa questi libri con i miei studenti quotidianamente. Altresì, non è detto che siano del tutto sufficienti a costruire una solida base musicale agli inizi. Anche perché, come ricordo sempre, il solfeggio e tutta la parte appunto teorico-pratica della musica è un percorso che va portato avanti parallelamente allo studio della tecnica strumentale. In ogni caso troverete tutti i dettagli e anche i link diretti a ogni singolo volume che vedremo oggi nella sezione preferiti del mio sito, che è una nuova sezione aperta da poco e di cui trovate il link nella descrizione. Partiamo quindi con il primissimo libro che vi aiuterà ad iniziare con il violino, che è niente poco di meno che La tecnica fondamentale di Curci, fascicolo primo. Sono più di un fascicolo, se non erro 5. È piuttosto datata, vabbè, a parte il fatto che il mio povero Curci è stato salvato dalle intemperie e dall'uso più e più volte, quindi un po' sgualcito, però è una vera e propria Bibbia per i principianti. Il primo volume, che è appunto quello che vediamo oggi, è molto buono per acquisire la tecnica dell'arco fondamentale e per iniziare a posizionare tutte e quattro le dita nella prima posizione in due diverse applicazioni. Vi ricordo sempre che quando parliamo di posizione intendiamo il luogo della tastiera dove la mano suona. Quindi prima posizione, seconda, terza, eccetera. L'applicazione invece è uno schema secondo cui posizionare le varie dita nella stessa posizione. Quindi potremmo avere prima posizione della mano e prima applicazione o seconda applicazione, quindi cambio la posizione del secondo dito. Del medio nelle diverse applicazioni. Al termine di questo primo volume, quindi potrete utilizzare tutte e quattro le dita nelle tonalità più comode per il violino, che sono, non so, il Sol maggiore, il Re maggiore, il Do maggiore e così via. Il bello di questo metodo, la cosa che mi piace di più in assoluto, è la sistematicità e la schematicità. Se esiste come parola, non ne sono sicura, con cui vengono proposti gli esercizi. Ovvero, gli esercizi sono sempre in ordine progressivo di difficoltà. Vengono anche molto bene alternati, secondo me, gli esercizi più sulla tecnica dell'arco a quelli di tecnica di mano sinistra, quindi di posizionamento delle dita e di intonazione. Oltretutto, ogni tot esercizi di pura tecnica vengono proposti degli studietti, dapprima molto brevi, poi un pochino più lunghi, e anche dei duetti, cioè degli studi da eseguire in duo con il proprio insegnante o con un altro violinista. Ed è una cosa molto carina perché aiuta subito a mettere in musica le prime note che si imparano, anzi, anche partendo dalle corde vuote. Il fatto inoltre che sia molto, ma molto didascalico e preciso nell'indicazione dei punti dell'arco da utilizzare, delle quantità di arco, eccetera, permette sin da subito, sin dagli inizi, di imparare a gestire correttamente l'arco, quindi le quantità e di conseguenza la velocità, perciò anche la qualità del suono. Parallelamente al Curci, si può iniziare a studiare
studiare anche su il Loré. Spero sempre che si pronunci così, io l'ho sempre pronunciato così, quindi se qualcuno è madrelingua francese chiedo scusa dall'inizio. E si chiama Grande Metodo Scuola Pratica del Violino. Anche questo è in più volumi e mi riferisco sempre al primo. Rispetto al Curci è più ricco di esercizi puramente tecnici sui principali colpi d'arco, sull'intonazione di vari intervalli, l'esecuzione di particolari figurazioni ritmiche come la sincope, però è più difficile da affrontare senza la guida precisa di un maestro che possa indirizzare l'allievo. C'è davvero un po' di tutto e se affiancato con moderazione e con pazienza alla tecnica del Curci, secondo me è un ottimo supporto. Una piccola curiosità, all'inizio abbiamo anche delle foto su come bisognerebbe tenere e condurre l'arco, anche se devo ammettere che l'espressione del modello non è particolarmente invitante. Il terzo supporto che ritengo indispensabile se vogliamo imparare a curare correttamente l'intonazione è un libro di scale e arpeggi. E qui vi vorrei proporre una scelta tra due diversi libri. Uno sono le scale e gli arpeggi di Schinina e l'altro invece, l'altro volume è gli esercizi sulle scale e gli arpeggi di Zanettovic. Potete magari sperimentarli alternandoli o uno alla volta, uno per volta, perché affrontano ovviamente sempre lo stesso tema, che è quello delle scale e degli arpeggi, però in maniera leggermente diversa. Allora, innanzitutto lo Schinina raccoglie tutte le scale, tutti gli arpeggi e tutti gli esercizi derivati a corde semplici, quindi scale di terze alternate, armonici, eccetera, ma senza corde doppie, dividendoli proprio per tipologia di esercizio. Prima tutte le scale, poi tutti gli arpeggi e così via. È utile secondo me come prontuario nel caso in cui vogliamo studiare una specifica cosa e in questo modo riusciamo facilmente a trovarlo all'interno del volume. Zanettovic, sempre primo fascicolo, così come lo Schinina, affronta solo scale e arpeggi in prima posizione a un'ottava. Quindi non contiene tutte le indicazioni che troviamo nello Schinina, che affronta appunto anche le scale su più ottave, ma organizza le scale e gli arpeggi completi secondo la tonica. Quindi di seguito abbiamo ad esempio le scale di Si bemolle, quindi abbiamo sia Si bemolle maggiore che Si bemolle minore, e poi anche l'arpeggio che è comune ad entrambe. Inoltre questo libro di scale è ricchissimo di colpi d'arco diversi e di varianti alle scale che, come magari avete già visto in uno degli ultimi video che ho fatto proprio su questo argomento, che trovate comunque nella playlist dedicata ai tutorial per violino, è molto importante sempre cercare di variare il colpo d'arco che si utilizza durante lo studio delle scale, perché le scale di per sé e gli arpeggi aiutano a migliorare l'intonazione grazie alla correzione della posizione del dito della mano sinistra. Invece tutto quello che riguarda l'arco, se noi facciamo sempre la scala nello stesso modo, è un po' trascurato, quindi magari si finisce per suonare sempre le scale tutto arco. Invece se magari quando le scale e gli arpeggi cominciano a diventare un pochino più immediati si integra qualche variante, quindi qualche colpo d'arco diverso, qualche legatura, questo permette di tenere in allenamento anche quella parte e di eventualmente riscaldare anche quella parte nel caso in cui studiamo scale e arpeggi per riscaldamento. Se siete stati attenti, vi siete resi conto sicuramente che ho già sciorinato i tre libri, o meglio quattro, perché delle scale degli arpeggi ne ho proposti due, ma vi avevo parlato di un ultimo consiglio bonus, perché ricevo molto spesso delle domande su quale libro di teoria acquistare. Allora, ecco la mia risposta. L'ho messa in questo video perché per sottolineare appunto il fatto che non è sufficiente studiare la tecnica strumentale, ma bisogna anche avere una panoramica generale, quantomeno per avere una struttura del proprio percorso musicale che non sia in esaurimento dopodomani, ma che sia un pochino più a lungo termine. Il libro quindi che vi consiglio è questo, Teoria musicale, titolo decisamente poco fantasioso, ed è di Luigi Rossi, questa volta non Angelo, quello dei
dei solfeggi cantati. Lo consiglio perché, vabbè, io ovviamente ci ho studiato sopra, quindi lo conosco molto bene, è quello che utilizzo per insegnare ai miei studenti. Lo trovo decisamente completo, c'è di tutto, non sono tralasciati grossi argomenti, se non forse quello degli abbellimenti che mi ricordo di aver dovuto integrare con altre fonti. Però gli abbellimenti sono un argomento che solitamente nel primo, se non primi anni di studio, raramente si affrontano. È ottimo anche per la consultazione, perché alla fine c'è un indice analitico alfabetico da cui potete andare direttamente alla pagina dell'argomento, andando appunto a cercare l'argomento che vi interessa, senza dover sfogliare necessariamente tutto il libro. Non ci sono fronzoli, non ci sono foto, la scrittura è molto asciutta, ma c'è tutto quello che serve. Mi raccomando, vi ricordo anche a fine video, perché lo ritengo molto importante, di affiancare sempre lo studio anche del solfeggio. Prima solo parlato e poi magari integrando anche il cantato e il dettato, con una guida adeguata, che sia un insegnante o un conoscente che sia comunque esperto e paziente e preciso. Nel caso in cui non abbiate nessuno a cui chiedere per questo tipo di supporto, vi ricordo che potete iscrivervi al corso, o meglio al percorso di teoria e solfeggio di base, che si chiama START e che è disponibile nel link che trovate nella descrizione di questo video. È un percorso preregistrato, quindi non è su appunto. Potete disporre delle lezioni con i vostri ritmi e c'è un po' di tutto per essere indipendenti per parecchi mesi di studio e non dover iscrivervi ad una scuola di musica. Trovate comunque tutte le informazioni qui sotto. Questi erano quindi i supporti che consiglio vivamente nel caso in cui vogliate iniziare con il violino in totale autonomia. Sono curiosa di sapere se utilizzate già qualcuno di questi volumi o se ne avete altri da suggerire. Vi aspetto qui sotto nei commenti. Vi ringrazio per la visione come sempre, spero che questo tipo di video vi sia utile e vi sia piaciuto. Noi ci vediamo la prossima settimana e vi auguro come sempre buona musica. Ciao!